Sì, effettivamente è un progetto ambizioso che è partito da un annetto circa, che era quello, come il nome del progetto cita, Stornara Cardioprotetta, cioè di cardioproteggere il nostro territorio mettendo dei defibrillatori in posti strategici della cittadina per poter intervenire in caso di arresto cardiaco e quindi di emergenza. Il comune di Stornara da qualche giorno è più sicuro nella prevenzione della salute dei propri cittadini. Con il progetto Stornara Cardioprotetta, i volontari di Stornara Sanitas hanno installato sul corso Ettore Fiera Mosca un defibrillatore semiautomatico esterno DAE. L'iniziativa rientra nell'ambito di un più ampio progetto a carattere regionale. La Regione Puglia è di fatto la prima amministrazione regionale cardioprotetta in Italia. Obiettivo primario non è la semplice distribuzione di defibrillatori presso le varie sedi, ma prevede la formazione di sempre più operatori laici di primo soccorso. Il progetto prevede anche una fase di formazione, cioè noi formeremo gratuitamente un certo numero di cittadini, abbiamo pensato intorno a una cinquantina, ma speriamo anche di formarne qualcuno in più, in modo che da creare proprio una rete cittadina per prevenire, ma soprattutto per curare, per intervenire nel momento in cui ci troviamo di fronte a un arresto cardiaco.